Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Benvenuti nello speciale di Natale. Qualche giorno fa su Instagram vi ho chiesto se volevate un nuovo video con nonna e tantissimi di voi me l'avete richiesto. Quindi oggi siamo qui per realizzarlo insieme. Ma dove sarà finita? Adesso la devo andare a chiamare. Siamo arrivati. Bene. Oggi che realizziamo, nonna? Oggi realizziamo i cappelletti per Natale. In brodo. La tradizione è quella del brodo per Natale. Infatti, visto che si avvicina a Natale, come da tradizione l'8 dicembre, tutta la famiglia si riunisce per realizzare questi cappelletti. Che poi a Natale noi... Facciamo Natale insieme con tutti i parenti. E li cuociamo in brodo. E li mettiamo col brodo di pollo. Ma partiamo subito con la realizzazione. Partiamo col ripieno. Abbiamo fatto rosolare la carne con le verdure, i condimenti e gli aromi. Sì. Poi abbiamo sfumato con il vino bianco e quando il vino si è evaporato la carne è pronta. Sì. Pronta, la facciamo stiepidire un pochettino e la maciniamo, giusto? Maciniamo anche della mortadella per dargli più sapore. Poi macinato aggiungiamo le uova, il parmigiano e la noce moscata. Mescoliamo bene e lasciamo riposare in frigorifero per un tempo comunque indeterminato, perché noi anche a mezzogiornata, comunque se lo facciamo la sera per la mattina, però anche un paio d'ore bastano, diciamo, per insaporire. Quando l'impasto è pronto lo provi, se senti la bocca un po' saporita, non salata, allora va bene, pure se sciocco, ci rimetti un po' di sale. Adesso che la farcia è in frigo e che è passato questo tempo, possiamo preparare la pasta all'uovo. Ha impastato 5 uova con 500 g di farina. Ha impastato bene fino a ottenere un pasto liscio ed omogeneo.
la farcia è pronta, anche la pasta all'uovo, formiamo i cappelletti. Abbiamo steso la pasta, grazie alla nonna papera, lo spessore più o meno di 2 mm, ma anche uno, abbastanza sottile. Con un bicchierino o un coppa pasta abbiamo realizzato tanti dischi di 3-4 cm di diametro, a seconda comunque dei gusti. Io nel frattempo preparavo delle polpettine, delle micro polpettine di farcia. Poi nonna ha messo nel dischetto e ha formato appunto il cappelletto con un movimento che adesso vedrete. Ovviamente con queste dosi potete realizzare anche dei tortellini, quindi farli più grandi, potete farli in brodo, potete farli asciutti con la panna, con tutto quello che è, quei condimenti che volete voi. Ok, adesso i cappelletti sono pronti. Noi quando li prepariamo ne prendiamo più di 1000, vero? Che a Natale comunque ne siamo abbastanza. E li facciamo e poi li congeliamo e quando arriva il giorno di Natale, appunto, li tiriamo fuori. Li tiriamo fuori e li cuociamo in brodo. Ragazzi, il video finisce qui, speriamo che vi sia piaciuto, nonna vi saluta e saluto e vi ringrazio. Scrivete nei commenti se ne volete altri di video, visto che vi piacciono tanti. Che ci seguite. Lasciate un like, commentate e condividete. Cerca di dirlo insieme. Lasciate un like. Lasciate un like e condividete con i vostri amici. Ci vediamo in un prossimo video, ciao! Ciao! Basta, porta via tutte!